Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel Bar Sport della 13ª giornata di Serie A. Ragazzi, oggi andremo a parlare appunto dell'ultima giornata, come sempre ci facciamo questa chiacchierata ampia nel quale andiamo ad analizzare le 10 partite. Per l'occasione in questa settimana saranno 9, purtroppo non posso analizzare lo scontro che metterà di fronte Bologna e Hellas Verona perché per domani ho già tutte le caselle di video preparate e quindi non posso caricare il video, lo carico oggi, chiedo scusa ai tifosi del Verona e del Bologna, significherà che settimana prossima amplierò il discorso sulle due squadre, come faccio sempre. Detto questo, da questa settimana per ogni partita voglio anche iniziare a parlare un po' della moviola e di dire ciò che c'è stato di giusto e ciò che c'è stato di sbagliato, secondo il mio punto di vista, non concentrandomi troppo sulla moviola, concentrandomi più sulle partite, però nel finale, dopo aver fatto il resoconto sulla partita, perché non dirlo? Partiamo dallo scontro che metteva di fronte la prima della classifica, la prima della classe contro la squadra che doveva essere la sorpresa, la più forte, invece probabilmente fino a questo momento è stata la delusione, ovvero Napoli-Milan. Io dopo il post partita breve di Napoli-Milan ho preso molti "tu non hai visto la partita perché hai detto che il Milan nel primo tempo ha fatto male". Ragazzi, il problema vero è che è stato che nei commentatori di Sky, io l'ho visto, hanno elogiato il Milan nel primo tempo inspiegabilmente, perché io, ragazzi, non sto scherzando, cioè non è un dato che vi vado a dire semplicemente perché mi piace così, c'è un dato statistico che ha certificato come il Milan dopo il Benevento sia la prima squadra, cioè la seconda, e dopo il Benevento a non riuscire a fare un tocco in area di rigore avversaria. Se è vero che comunque il Milan ha gestito per tanto il pallone, se non arrivi mai con il pallone all'interno dell'area avversaria è inutile che lo hai gestito, secondo me. Comunque c'è da dire che nel secondo tempo il Milan, ragazzi, ha giocato bene, cioè questo non lo metto in dubbio, è uscito fuori, ha fatto una buona partita, e con il fatto che il Napoli sia riuscito a calare, perché comunque dopo il Napoli è partito in palla il Napoli, poi ha cominciato un attimo a calare i ritmi perché sennò arrivava a fine partita con i giocatori morti, e il Milan lì è uscito, ha iniziato a giocare a pallone, ha iniziato a giocare bene, però era un po' troppo tardi. Il Milan se l'è cavata, però secondo me, da quello che sto guardando io in questo periodo, ragazzi, i tifosi ormai hanno abbassato le pretese, mentre una volta vincere era pretesa. Ci sta che non vai a vincere a Napoli, ci mancherebbe altro, il Napoli in questo momento è la squadra più forte della Serie A, ci mancherebbe altro, ci sta che non vai a vincere a Napoli, però adesso basta fare una partita discreta ragazzi, ma nemmeno dignitosa, discreta, per meritare. Cioè io mi sono trovato tifosi del Milan che contro la Juve, contro la Roma, contro il Napoli mi hanno detto: ma che cosa stai dicendo, meritavamo il pareggio, almeno il pareggio, anche la vittoria. Secondo me no ragazzi, per meritare la vittoria serve di più. Serve soprattutto che qualcuno dia il pallone alla punta. Non capisco perché a Kalinic non gli arriva nemmeno un pallone, mai nella vita non arrivano palloni alla punta, è una cosa clamorosa. Il Napoli, ragazzi, corre veramente forte, corre fortissimo quest'anno, vince, dovrà tenere questo ritmo, dovrà cercare di non cadere contro le piccole come ha fatto con il Chievo Verona, però comunque di questo passo potrebbe far bene. Biglia, secondo me, per quanto riguarda il Milan, impresentabile, è meglio se avesse messo un altro giocatore, ha fatto due cose, una peggio dell'altra. Invece fanno molto bene Giorginio e Insigne, di risposta a Ventura. Per quanto riguarda la moviola, la vado a leggere. Insigne, ragazzi, ha segnato, c'è stata qualche presa sul gol di Insigne, però era valido perché era tenuto in gioco da Romagnoli. A proposito, Romagnoli, grandissimo gol, applauso per lui. Passiamo a Inter-Atalanta, ragazzi. Inter-Atalanta, sinceramente mi aspettavo, devo dire la verità, una vittoria dell'Inter, perché l'Inter è più forte, più quadrata dell'Atalanta e giocava in casa, e anche per un altro motivo, perché comunque sono due squadre, l'Inter è più forte, però l'Atalanta ha dimostrato di essere una buonissima squadra, l'ha dimostrato anche nel pareggio contro la Juventus, l'ha dimostrato a più riprese nel pareggio contro la Fiorentina, però comunque l'Atalanta gli mancavano anche tanti giocatori, anche perché giovedì farà l'Europa League, quindi giocava senza Spinazzola, giocava senza Caldara, giocava, e questa non l'ho capita ragazzi, la scelta di Gasperini di lasciare fuori nello stesso momento Petagna e Cornelius. Per me sono due giocatori che si devono alternare, uno deve giocare sempre. Comunque, a parte questo, l'Inter è molto molto cinica, gioca bene a pallone, porta punti a casa, e questo ragazzi è importante. Non parliamo di un Inter che gioca come il Napoli di Sarri dello scorso anno, che sembrava il Napoli migliore al mondo, però è un Inter che porta punti a casa, e questo è l'importante. Io quest'anno vi dico attenzione all'Inter, perché non fa grandi colpi, fa piccoli colpettini che però mirano a fare la squadra dalla base
fino ad arrivare in alto, e questo mancava, e questo l'Inter lo sta facendo e si vede effettivamente perché ora gira. Molti hanno detto sì, ma allora meno male che Candreva non azzeccava un cross. No ragazzi, non azzecca un cross, ieri ci è riuscito, però a parte questo a me non me ne frega niente di ieri, visto che sinceramente da romanista, se l'Inter avesse perso, con tutto rispetto per gli interisti, per me sarebbe stato anche meglio. Mi importa della nazionale, se tu in 180 minuti mi sbagli 180 cross, a quel punto è normale che io sclero. Icardi fortissimo, gli arriva il pallone e lo butta dentro, sempre puntuale, grandissimo Icardi. Per quanto riguarda la moviola veloce, c'è stata una protesta perché l'Inter ha chiesto un calcio di rigore che effettivamente ci poteva anche stare. Un altro errore è che manca un cartellino giallo a Perisic, perché su quel calcio di rigore Perisic cade la VAR, il VAR, e praticamente è come si dice, è illegale chiederlo, pena il cartellino giallo. Sampdoria Juventus, la Juventus cade per 3-2 sul campo della Sampdoria. Ragazzi, io ho detto ieri, ormai vado a citazioni, perché io ho detto e voi mi avete detto, io mi giustifico. Sampdoria Juve, ho detto la Samp è fortissima, allora, tutti, ma l'hai vista? Ma la Samp ha fatto 4 tiri, la Juve. Allora, io vado a dire una cosa, ragazzi. Allora, la Samp ha battuto 3-2 la Juventus. Poi, cioè, c'ho qua il telefono. Poi, la settimana scorsa, cioè 2 settimane fa, quando ha giocato prima della nazionale, ha vinto il derby di Genova contro il Genova per 0-2 senza subire reti. Poi ha fatto 4 pere al Chievo Verona. Poi ha perso 3-2 con l'Inter a Milano, poi ha fatto 5 pere al Crotone, poi ha vinto 3-1 contro l'Atalanta ragazzi, poi ha perso 4-0 con l'Udinese, questa è l'unica sconfitta che fa male, ma comunque con 3 calci di rigore contro. Poi ha vinto 2-0 contro il Milan, ha fatto 2 pareggi di fila, uno a Verona e uno a Torino, ha vinto fuori casa contro la Fiorentina per 2-1 e ha battuto il Benevento. La Sampdoria, ragazzi, è una delle formazioni più in forma di questa Serie A, direi che non è fortissima, è dire una cazzata. Detto questo, peggiori in campo secondo me per la Juventus, Mandzukic e Pjanic, sembravano veramente, Pjanic ha perso un'immensità dei palloni, una cosa clamorosa. Juventus sfortunata, sì anche, ma c'è da dire che non è possibile che ogni tiro che arriva a Szczęsny è un gol, cioè sta cosa è colpa della Juventus, è colpa di non so chi, ma è colpa vostra, non è che ora è sfortuna, perché comunque sì, è vero che prendere tre gol in tre tiri è terrore del culo, però è sempre capitato nella storia che questo può accadere. Io non sapete quanti video sfogo ci ho fatto, motivo per cui bisogna essere cinici prima e portarla a casa prima. La Juventus non so perché quest'anno c'è il problema che quando rientra dalle nazionali fa male, fece male con la Lazio, ha fatto male con la Sampdoria, non lo so, sinceramente non lo so. Juventus comunque sottoporta poco cinica, poi si è impegnata, ci mancherebbe altro, ha giocato bene, è stata sfortunata. Però ragazzi, andava fatto qualcosa di più secondo me. Peggiore in campo, l'ho detto, Mandzukic e Pjanic, cioè comunque Lichtsteiner, ragazzi, non capisco cosa ci faccia dal titolare alla Juventus, veramente. Comunque andando a vedere un attimo la moviola, 3-0 da annullare secondo me, quello della Sampdoria, manca un quasi rosso all'Lichtsteiner, diciamo che era un arancione per il fallo brutto che ha fatto, ma addirittura l'arbitro nemmeno l'ha fischiato, se l'è proprio infischiato. E rigore su Mandzukic invece secondo me non c'era, calcio di rigore non c'era, c'era invece il rigore che è stato concesso alla Juventus e che è andato a segnare Higuain. Andiamo più rapidi perché sennò non finiamo più. Roma-Lazio, la Roma vince il derby 2-1. La Lazio in realtà ci prova, gioca bene, io dico da romanista, gioca bene, però merita di perdere per troppa mosceria, cioè nel senso ha giocato bene, però in un derby ti aspetti sempre che dai il massimo e molti giocatori questo non l'hanno fatto. Inzaghi ha cambiato il modo di giocare contro la Roma, mentre lo scorso anno giocava a difendersi e chiudersi bene e poi ripartire tagliate in modo tagliente con gli esterni, quest'anno gioca da viso aperto e infatti ha perso. Bel momento, c'è da dirlo, quello con gli striscioni, il momento dedicato a Gabriele Sandri con la curva giallorossa ad esultare, ad applaudire il gesto laziale. È stato veramente un bel momento, dallo stadio che si è vissuto veramente un bel momento. Per quanto riguarda la partita, il peggiore della partita senza dubbio Bastos, che prima fa un calcio, regala un calcio di rigore alla Roma e dopo perde un pallone che significa 2-0. Il problema secondo me fra Roma e Lazio, il dislivello, è che la Roma ha una rosa più lunga, i panchinari sono molto molto buoni e all'occasione puoi metterli dentro, mentre Lazio, che di panchinari buoni ne ha, comunque ne ha veramente pochi, si contano sulle dita di una mano.
Detto questo, andiamo a vedere la moviola. Giusto annullare il gol a Ciro Immobile, che era al di là dell'ultimo difensore. Giusto il calcio di rigore concesso alla Roma, perché Bastos sbilancia Kolarov e quindi lo atterra. Giusto il calcio di rigore concesso alla Lazio per mani di Manolas. L'unico errore dell'arbitro, appunto, è stato, anzi due errori in realtà. Uno è che manca un cartellino giallo su Daniele De Rossi, che lì è stato graziato. Un altro è che manca un doppio giallo per Lucas Leiva, che già ammonito doveva essere espulso quando manda per due volte di fila a fanculo l'arbitro palesemente. La seconda è quando smanaccia in faccia Strootman, e lì doveva esserci il doppio giallo. Comunque errori che alla fine non hanno disturbato il risultato finale della partita. Passiamo a parlare di Spal Fiorentina, ragazzi. Spal Fiorentina, io mi aspetto che vinca, mi aspetto che faccia punti, e questo non accade mai. Addirittura doveva essere la Fiorentina la big, invece la Spal ha qualcosa da recriminare, perché alla fine poteva far punti, più punti. Primo tempo noiosissimo, Chiesa ha dimostrato come sempre di essere un ottimo giocatore che può assolutamente prendersi sulle spalle questa Fiorentina. La Spal, ribadisco, gli sta quasi stretto per come era andata, per il vantaggio. Nel secondo tempo c'è da dire a senso unico, la Fiorentina ha abbassato la testa, ha iniziato ad attaccare, ha trovato alla fine anche il pareggio. La Spal comunque doveva per forza fare punti, perché le altre piccole si affrontano tutte fra di loro e quindi facevano punti. Punti era importante farne e ne fa. Il peggiore in campo secondo me è Carlos Sanchez, che veramente è disastroso, è veramente disastroso, ha sbagliato tutto. Se devo dire un giocatore invece che mi è piaciuto tanto della Spal, mi ha sorpreso Floccari, ragazzi. Per quanto riguarda la moviola, giusto annullare il gol a Gil Diaz, manca forse un dubbio penalty alla Spal, perché secondo me il contatto fra Carlos Sanchez e Borriello poteva essere punito con un calcio di rigore. Giusto annullare il gol di Paloschi, che comunque era in fuorigioco. Giusto anche il cartellino rosso per Oikonomu. Passiamo a Torino-Chievo, ragazzi. Torino-Chievo, partita comunque che mi ha sorpreso, perché allora sotto un certo punto di vista no, perché io dai pronostici ho dato 1-1, infatti ho preso tutto dei pronostici di Torino-Chievo tranne il gol di Brotti, che ha sbagliato il calcio di rigore, ma meglio così, anche perché non avrei preso la schedina. Detto questo, un altro treno dell'Europa che passa per il Torino, un altro treno che il Torino decide di non prendere per l'Europa. Torino che sta sprecando tutti i treni possibili e inimmaginabili. Belotti, ragazzi, è entrato in un buco nero, in un vortice clamoroso, sbaglia il calcio di rigore in modo molto molto stupido. Qua il Torino doveva vincere, non doveva, diciamo, se avesse vinto oggi si sarebbe potuto accontentare del pari settimana prossima, che c'è Milan-Torino, e lì a quel punto saresti rimasto sopra il Milan pareggiando. In questo caso invece rischi addirittura, perché il Milan ti rimane sopra, e se perdi proprio forse ciao ciao Europa. Senza che affrontare una big, il Torino, ragazzi, non ha stimoli, non ha mai stimoli. Nel finale ci ha provato a fare un'imbarcata, andavano tutti in avanti, però comunque era troppo tardi. A gennaio, se potessi dare un consiglio al Torino, mi prenderei Eder, perché serve un tramite che colleghi centrocampo all'attacco del Torino, perché la punta non riceve mai, non viene mai messa in condizione di far gol, almeno non in modo netto. Avevo pronunciato 1-1 e 1-1 l'ho preso. Detto questo, andiamo a leggere la moviola. Giusto il cartellino rosso a Radovanovic, tanto attenzione, prendo il mio coso giallo per la moviola, e giusto anche secondo me annullare il calcio di il gol di Inglese. Da annullare era anche il gol di Temai, che comunque era il regolare, invece ha sancito l'1-0 del Chievo Verona, e Temai, diciamo, se la giusta con il braccio. Giusto il calcio di rigore dato al Torino e poi sbagliato da Belotti. Passiamo alla parte bassa della classifica, alla parte della salvezza. Benevento Sassuolo, il Sassuolo che fa 3 punti importantissimi. Benevento sfortunato? No, ragazzi, basta, il Benevento non è sfortunato, non è sfortunato, qua si è meritato di perdere, perché tu vai sotto, riesci a pareggiare, un secondo dopo che ti sei fatto, che hai pareggiato, ti fai espellere come uno scemo, ok? Tieni tutta la partita 1-1 con un uomo in meno, perché ti hai fatto buttare fuori come uno scemo al 90esimo. Calcio di rigore, perché salti così col braccio alto, da pazzi. Calcio di rigore, hai il culo che Berardi prende la traversa, ok? Hai il culo che Berardi prende la traversa, calcio d'angolo, gol, e allora sei scemo, e allora te meriti, te perde. Comunque una cosa clamorosa, chiamata in esorcista, 0 punti in 13 partite, non sarà mai visto in nessun campionato professionistico di calcio. Sassuolo che quest'anno comunque, secondo me, al di là di tutto, rischia la Serie B per come gioca e per i punti che raccoglie. Questi 3 punti faranno molto molto comodo.
Moviola, giusto annullare secondo me il gol a Di Chiara, che comunque lì c'era un fallo palese su Consigli, giusto il pareggio del Benevento, decisione corretta quella che porta alla rete del pareggio del Benevento, secondo me è anche giusta l'espulsione a Letizia palese, e così come è giusto dare il calcio di rigore al Sassuolo. Credo che per quanto riguarda l'arbitraggio Guida sia il miglior arbitro di questa giornata di campionato, tutte le decisioni giuste, ed è stato anche molto molto impegnato a diciamo dare delle indicazioni, quindi annulla un gol, concede un altro gol sempre comunque in dubbio da un'espulsione, da un calcio di rigore, tutto questo lo fa nel modo più corretto possibile. Crotone-Genoa, ragazzi, penultima partita di cui parliamo oggi, se no ci andiamo a dilungare veramente veramente troppo. Crotone-Genoa, 3 punti d'oro per il Genoa. Chi si sarebbe aspettato, ditemelo adesso, chi si sarebbe aspettato di vedere Crotone-Genoa con il Genoa che doveva vincere per forza e con il Crotone che si poteva accontentare di un punticino perché stava facendo benissimo e perché c'ha 12 punti. Ballardini sostituisce Juric, il Genoa ricomincia a correre, anche se adesso è ancora presto per dirlo. Comunque questo è il bello, ragazzi, della Serie A, tutti fanno punti, tutti cercano di fare più punti possibili, sia che sia in basso sia che sia in alto, e quest'anno mi sto divertendo da pazzi. Comunque per quanto riguarda la Moviola, il gol di Rigoni è giusto ed è quindi corretto concederlo. Il calcio di rigore che chiede alla fine il Crotone per mani di Laxalt è giusto non darlo, perché Laxalt non la prende mai di mano ma la prende di petto. Detto questo, ultima partita, Udinese-Cagliari. Qua, ragazzi, devo dire una cosa molto importante: l'Udinese non va, ragazzi, l'Udinese gioca male male male, è lento 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 lento, ci si aspettava di più dall'Udinese, non ha gioco, non ha idee, la società non ho capito se vuole Del Neri, non ho capito se la squadra vuole Del Neri, perché sembra veramente, l'anno scorso giocavano benissimo, quest'anno sembrano veramente allo sbaraglio, e poi soprattutto basta sperare che gli altri facciano peggio di te per salvarti, devi fare bene per salvarti. Io spero che quest'anno le squadre che non si impegnino e che comunque si accontentino del compitino vadino in Serie B, perché quest'anno serve far punti e serve volersi salvare e salvarsi di sé e non salvarsi grazie agli altri. Spero che questo accada, e questo finalmente stiamo vedendo. Per farvi capire, ragazzi, il migliore dell'Udinese è Bizzarri, e l'Udinese ha perso in casa, quindi potete capire quanto l'Udinese abbia giocato male. Il Cagliari per me vince meritatamente, vince meritando una vittoria che poi è importantissima di questo passo. Secondo me il Cagliari potrebbe anche lottare, se facesse un mezzo miracolo, per l'Europa, perché il Torino pareggia quella, il Milan perde, la Fiorentina non fa mai troppi punti, alla fine potrebbe anche sperarci, anche se comunque è molto molto difficile. Va blindato Barella almeno fino a giugno, a gennaio deve assolutamente chiudere tutte le offerte, chiudere tutte le trattative, questo Cagliari può arrivare in alto. Per quanto riguarda la Moviola, giusto espellere Bizzarri, che comunque fa fallo su Faragò. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre, del Bar Sport. Questa settimana mi sono dilungato tantissimo, ragazzi, sto senza fiato, infatti chiudiamo subito. Vi ringrazio come sempre per la visione, se il video è piaciuto vi lascio un mi piace, in caso contrario un dislike, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.